No, no. T'ho visto mentre mi dingavi la voglia di vivere. Il libro delle donnine un po' mi inquieta però, eh. Corso di letture per le scuole elementari femminili? Questo è in italiano. 007 si è comprato i libri? Ciccio, non c'è più lo stand. Wow, cos'hai fatto? Te lo dicevo, come? Aha, tre copie dello stesso libro, Ciccio. Ho capito, dico solo, gente, che non mi sembra normale che un supermercato grande quanto il nostro non venda praticamente né frutta né verdura. Non c'è il benché minimo frutto, l'unica cosa che contiene della frutta sono i succhi di mela e di arancia. E basta, nulla di più. Per voi è tutto normale, è certo, voi andate avanti a pollo e patatine. Signori, bentornati all'ONAD. Allora, c'è un piccolo problema. Come potete notare, la maggior parte degli stand sono praticamente vuoti. No, non va bene. Cioè, va bene perché vuol dire che abbiamo venduto un sacco di prodotti. Infatti, oltre 75.000 dollari. E qualcuno potrebbe pensare, Lon, ma allora sei ricco? No, perché prima di tutto devo pagare le bollette. Già i soldi sono scesi. Inoltre, vi garantisco al 100% che quest'oggi i suddetti dindini li spenderemo alla velocità della luce, perché voglio espandere quanto prima il nostro negozio e sbloccare le nuovissime, meravigliose, fantastiche licenze. Complessivamente mi faranno spendere circa 60.000 dollari. No, gente, non sto scherzando. Quando dico che torneremo poveri molto in fretta, è una certezza, è una garanzia. Più che altro, la rottura di balle è che per adesso non posso ancora assumere il quarto ed ultimo franco. Gioco mi sta facendo aspettare veramente un sacco, e sta cosa mi sta facendo triggerare male, perché maggiore è il quantitativo di franco e prima ci possiamo liberare dei nostri simpaticissimi clienti, che porca la miseria trattengo a stento la gioia quando li vedo entrare nel negozio. Vi siete bevuti tutto? Non c'ho più birra, non c'ho più vodka, non c'ho più voglia di vivere. Mi sa che di questo passo mi darò davvero all'alcolismo come i nostri simpaticissimi clienti. Allora, fatemi riordinare giusto le ultime merci, perché non vorrei rimanere fregato all'ultimo. I clienti si stanno triggerando veramente male quando non trovano la merce. Diventano delle bestie di Satana, veramente incredibili. E poi possiamo iniziare la nostra meravigliosa e per... nulla... è questo, ok. Traumatica giornata lavorativa all'ONAD. Cioè, per me, io ci ho passato talmente tante ore all'ONAD ormai che è diventato veramente una sorta di seconda casa virtuale. No, vi giuro, è un'abitudine quotidiana il ONAD. Come dicevamo, sì, volevo espandere un altro po' il negozio per 40.000 dollari. Olè, hanno buttato giù anche quest'altra parete. Oh, bene, 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 bene. Allora, possiamo continuare a spostare i nostri frigoriferi. Ma come? Metterei, casomai, tutta la sezione formaggi e derivati da quest'altra parte. Ok, ci sono le uova che rompono un po' gli zebedei, ma non è un grande problema. Togliamo anche lo stand che abbiamo piazzato prima lateralmente. Ecco qui, sì, c'è un valido motivo. Vorrei disporre meglio i nostri congelatori. Fatemi vedere se la cosa è fattibile, perché i congelatori occupano veramente tanto tanto spazio. E come dicevo, sì, vorrei disporli in maniera un cicinino più ordinata, in modo tale da non metterne più di tre per volta. E voilà. Eh sì, però poi non si passa qui. Ma porca la miseria, come la fai, la sbagli? Allora, visto che oggi non dovremmo sbloccare prodotti surgelati, mettimi questo in angolino, così è una zona un po' più piccolina e i clienti possono comunque andare qua dietro. Poi, quando avremo allargato ulteriormente il ONAD, vedrete che qualcosa mi invento per sistemare sto posto. No, davvero, è finito quasi tutto! La candeggina, i detergenti... il sushi! Perfino il sushi, tutto se sono magnati. Sti criminali. Ok, beh, i detergenti magari non se li sono proprio mangiati, ma ci siamo capiti. Prendimi due di tutto, anche se non c'ho spazio. Ah sì, Max, tua nonna in cariola? Sì, si è fermato allo shampoo, non mi ricordo, perché adesso non abbiamo ordinato. Dicevo, mi conviene abbondare. E tanti saluti. Ecco, abbiamo speso un capitalo. Allora, avviamo intanto la giornata, perché dobbiamo raggiungere il livello... ma che roba? Il livello 70 per sbloccare la nuova serie di merci. Quindi voglio darmi una mossa prima che i nostri simpatici, meravigliosi, amorevoli clienti arrivino a dingarmi la cassa e le balle. Soprattutto le balle, che zio Billy. Se già prima avevo delle difficoltà sociali dopo aver passato tutte queste decine e decine di ore all'ONAD, adesso proprio non voglio neanche più andare a fare la spesa. E a me piaceva andare a fare la spesa. Ora se entro in un supermercato comincio a giudicarlo. Ma io lo stand l'avrei messo lì,
ma quel dipendente assomiglia proprio a un Jean-Pierre Fabrizio. E poi vedi che una donna e ci scusi, non volevo insultarla, porti pazienza. Anche se dalle mie parti ci sono di quelle dipendenti che dici... Ah, anche solo guardarti, un crimine ma ho bei dettagli. Ding, niente, stavo pensando alla fanfiction della tresca fra il telone e la cassiera dell'Onad. No, dell'Onad, porca miseria, ho sbagliato. Del Conad volevo dire, perché le cassiere dell'Onad... Sì, ecco, con loro preferirei non avere una tresca. Sono sicuro che sono un ometto che può aspirare a agenti più sexy, Tipo la signora qua. Ecco, se volesse fare lei la cassiera, a me piacerebbe battere cassa con lei. Insomma, ci siamo capiti, ma vabbè, dettagli. Ecco, con lei un po' meno, donna nana tutta tana, però insomma. 6,84. Che bello, facciamo 85, meglio abbondare. Buongiorno, signora. Devo controllare effettivamente... la zona dei surgelati. Dovremmo aver ricomprato tutto. Però sì, come avete visto, un sacco di prodotti sono praticamente terminati. Ok, ho quasi rimpinguato questa zona lentamente ma inesorabilmente. Che ci crediate o no, mentre preparavo l'episodio ho anch'io dato una mano a Jean-Pierre Fabrizio a mettere direttamente la roba sugli stand, perché non ce la facevano. No, sono finite di nuovo tutte le salse. Ma cosa avete con le mie povere salse? Senti, facciamo una bella cosa. Ordiniamo 3 di tutto, che magari per una buona volta riusciamo a arrivare a fine giornata senza dover riordinare tutti i boia di prodotti. Non è più neanche una questione di denaro, è una questione che mi sono rotto gli zebedei. Sviluppatore, voglio che mi sblocchi un superpotere, che in realtà non è un superpotere ma si chiama buon senso, ovvero la capacità di portare più scatole di medie o piccole dimensioni dello stesso prodotto. Quindi 2 scatole di ketchup e via dicendo. O magari proprio 2 scatole anche di prodotti differenti ma di uguali dimensioni. Tipo, che ne so, ne puoi portare 3 di quelle medie, 4 di quelle grosse, solo una o massimo 2 di quelle grandi. Sarebbe carino se uno può levelappare la propria capacità di trasporto. Anche quelle di Jean-Pierre Fabrizio, che vabbè, ogni tanto si buggano e gli salgono le visioni mistiche e stanno lì a guardare i prodotti e i frigoriferi. No, no, t'ho visto mentre mi dingavi la voglia di vivere. Oh, porca miseria, il mio tè! No, non ci credo mai. Un'ora fa mi ero preparato un bel tè caldo per cercare di sistemare la gola, che ieri ho falciato il giardino, c'era un pochettino di arietta e ho la gola un pochettino delicata e quindi ho le peggio schifi addosso. E quindi mi sono detto, mi faccio una bella bevanda calda. Questo era un'ora fa. Diciamo che di caldo resta solo il ricordo e il desiderio bruciante del telone, ma insomma ci siamo capiti. Beh, facciamo che le metto io le maionesi qua. Ecco fatto, va, che disastro. Mettiamo anche il ketchup. Mi sa che faccio fuori tutta la confezione. Ah, mi sembrava di aver sentito l'amichevole ding. Siamo un passo da level up a livello 70. Siamo a livello molto ma molto 69. Buongiorno signore. Aspetta, che magari sarò proprio io a fare il... Ma porca la miseria, il level upone. Olè, ce l'ho fatta veramente. Ciò che ho fatto io ha fatto la differenza. Accendiamo anche le luci, che magari non sarebbe male. Ok, fatemi dare un'occhiata veloce. No, dai, la situazione è più o meno sotto controllo. Vedo un po' di carenza di caffè. E oddio, il su... Ma l'avevo ordinato! Non l'avevo ordinato. Oh, lo prendo come un no. E sono già le 7 di sera, Lonino, anche nella vita vera. Quindi datti una mossa che devi andare a preparare la cena. E che stracocchio. Ok. Zucchero non è male. Cereali anche. Ve lo dicevo io che manca tipo tutto il caffè. Il caffè ormai è una certezza di vita che manca sempre. Ah, a posto. Cioè, spendiamo di quelle cifre veramente esorbitanti. Oh, porca miseria, non ho messo la luce, scusate. Sarà un po' scuretto da quelle parti. Aspetta che nel frattempo mi hanno dingato la cassa. Sono le 8, non riesco a fare altri ordini. Manca il sacchetto di patate. C'hai ragione. Aspetta. Prima che arrivino le 9. Patate. Allora, c'ho 2 più 2 più 2. 6 scatole di patate. Zio Billy mi si era intrippata male la lingua. Aspetta, la patata dove la mettiamo di solito? Qua. Aspetta, in realtà no. No, aspetta. Ok, giusto, sono 4, quindi devi riempire 2 stand. Ma do che fila. Scusate, lo so, è una giornata difficile per tutti. Ah, signora, ha ordinato poco e nulla. Ma dai, 14,24, la stracciona mi è arrivata. No, più roba. Molta, ma molta più roba. Altrimenti, invece che farvi lo sconto, vi aumento il prezzo della merce. Dai, mentre preparavo l'episodio mi è arrivato un tizio con ben 200, cioè comunque un dollaro, 80 dollari di merce. Cos'è oggi? Gioco ha visto che abbiamo iniziato l'episodio con troppo denaro e giustamente ora me la fa pagare. Oh, brava signora che si è data all'alcolismo e ai gelati, con una punta di formaggi così giusto per simpatia.
Ok, dovrei avere qualche secondo di pace in modo tale da continuare a diffondere la patata all'Onad. Se qualche signora volesse diffondere la patata col l'on e basta, non l'Onad, a me va bene. Voglio dire, mi sacrifico io per la causa come direttore di questa struttura. Dica, vediamo un po'. Oh, guarda, questa è una spesa un cicino più decente. Ti cucchi 3 dollari di resto, bravo figliolo, perfetto. Signore, maglioncino col caldo che fa sti giorni. Capito per freddo, ma lei si è dimenticato l'omeostasi del corpo, porca la miseria. Allora, vedo carenze di alcolici, ma li avevo ricomprati tutti. Ah, ok, è colpa dei nostri dipendenti, ma c'era una sola bottiglia qui dentro. Ma è un gomblotto internazionale. Beh, avevo una lampadina piccolina in Canada. Mettila più o meno qui. Voglio dire, ho fatto di peggio. Oh, porca miseria. Mancano completamente le uova, quelle piccine picciò. Prendine almeno 4. Facciamo 2 di tutto il resto. Una mega scorta di uova. Quassù manca il burro d'arachidi. Gli alcolici, porca miseria. Max, tua nonna in cariola. Tanto ormai sono le 9 di sera. Possiamo velocizzare un attimino Gianpier Fabrizio? Aio, muoviamoci con sti clienti. Che devo far avanzare il tempo, se no non posso far nulla all'Onad. Ah, ok, la situazione del caffè almeno sta rientrando. Vediamo se mi danno una manina a rifornire gli ultimi stand. Anche perché domani mattina dobbiamo sbloccare la nuova mercanzia. E ho intenzione di sbloccare delle merci che mai e poi mai prima d'ora si sono viste all'Onad. Anzi, mettiamola così, che nemmeno i nostri clienti hanno mai visto in vita propria. Ma che due maroni, fra un decennio siamo ancora qua. Aspettate che intanto che le casse finiscono, vado a dare una mano ai Gianpier Fabrizio. Sono lenti come lo schifo. Mai, mai lasciare sforniti gli stand con gli alcolici, gente. L'alcolismo è di primaria importanza all'Onad. Non sento più dinghe, a posto? Olè, avanziamo alla prossima giornata. 58 clienti con 6 prodotti non trovati. Allora, devo abbassare il costo del narvalo. Tostatura forte a 8,86. Perfetto. Stanno calando alcuni prodotti. Vediamo di rimpiazzare il tutto quanto prima. Tac. Allora, datemi mezzo secondo perché prima di... Oddio, aspetta. Troppi cosi con gli alcolici. Oh no. Qui qualcuno ha fatto casino e questa etichetta essere sbagliata in verità. Sono finite le birrette con la stellina. L'ho detto io che c'era qual quadra che non cosava. E le altre le abbiamo. Credo che ci manchino... Forse quelli grossi, fustacchioni grossi. E ovviamente anche il vinello. E sta situazione l'abbiamo risolta. Aspetta, ma io ho ordinato roba? Ma porca miseria, sì che ho ordinato roba. Ora devo capire pure io dove ho piazzato i vari stand. Aspetta, ora le uova sono da questo lato? Sì, a quanto pare sì. Abbiamo una leggera carenza di formaggio. Il burro! Ok, ce n'era ancora sugli stand, per fortuna. Questa scatola si svuota in automatico, ottimo. Il resto dei prodotti non sono male, non sono male. Mi aspetto tuttavia una carenza di pasta e pasta asciutta, se dovessi ipotizzare. Neanche così grave. Dobbiamo ricomprare un po' di farine. Oh, zio Billy, il pane è finito completamente. Allora, intanto sblocchiamo... No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Allora, Lolino, col cocchio, compra quel cocchio di pane. E inoltre l'ordine, bravo ciccio. 33.000 dollari, ti ba... No, non lo so se ti bastano. Se andiamo su licenze, la nuova ci costa 22.000 dollari? Sì, va che roba, sono dei prezzi esorbitanti. Allora, volevo fare una follia, sbloccare la cultura, gente, la cultura. ABC, libro, colors, libro, donne... Come donnine, libro? No... Che mi mandano la scomunica i bot di YouTube. Electromagnetic Field, libro. Cioè, passiamo dai libri per i bambini ai libri di ingegneristici. Io non condividerò libro madre e bambino. Può essere di tutto, gente. Può essere veramente di tutto. Aspettate che pago anche le bollette, che prima o poi mi dimenticherò. Oh, detto tra noi, se la situazione degenera, chiedo un prestito in banca e vi sarò tutti felici e contenti. Oh mio Dio, la cultura all'Onad. Ok, sono tutte robe economiche, speriamo che vengano vendute a un margine di profitto esorbitante. Almeno questo non sarebbe male. Ovviamente dobbiamo piazzare il tutto su degli stand dedicati alla cultura. Questo in realtà è un esperimento sociale. Sto cercando di dimostrare scientificamente che guadagneremo molto di più in termini di profitto vendendo alcolici piuttosto... Che cultura, libri, sapere e via dicendo. E voi direte, Lon, abbiamo visto i clienti che vengono all'Onad. Mi sembra anche un concetto, una vittoria scontata. Lo so, lo so. Ah, eccole qua le birrette. Aspettate che sistemo quel casino di prima, che non sarebbe male. In verità dovremmo fare un lavoro molto specifico che si chiama... Devo togliere quel mini frigorifero del Menga, perché mi rovinerà il Feng Shui del tutto...
e sostituirlo con un frigo grande più grande, ma lo facciamo domani. Allora, fatemi liberare la zona di scarico, perché non vorrei confondere il cibo come nutrimento per il corpo con i libri, che sono il nutrimento per la mente. Va, va il telone, come ti tira fuori queste pirle di saggezza veramente incredibili. Come siamo qua sopra? Zio Billy del formaggio. Scommetto che i libri rimarranno negli stand da qua fino alla fine dei tempi. Ok, allora la situazione è di nuovo sotto controllo, resta solo un po' di ketchup. Partiamo dal libro ABC. Oh, così magari i clienti imparano a leggere, potrebbe essere un problema. Il libro delle donnine un po' mi inquieta però, Non so cosa sia. E il libro dei colori, che servirebbe anche al telone, perché... Aspetta, uno scaffale lo avevamo da parte, non vorrei dire una minchiata. Giurerei... Ah! Di sì, per adesso sgnaccamelo proprio qua volgarmente, perché devo fare il punto della situazione, così non dobbiamo riordinarlo. Inoltriamo questo ordine, tac, e vediamo un po' di disporre tutti questi meravigliosi libri che sembrano testi del 1960. Ma vabbè, dettagli. Allora, i libri con le donnine li mettiamo qua in alto. Vai, bei che isecio, coso. Qui abbiamo il libro dei colori, come al solito disponiamo a doppie file. Perfetto. Gian Pier Fabrizio, ti devi levare dai maroni però, non so come dirtelo. Il libro dell'ABC. Wow, guarda mamma, oggi so addirittura leggere. Non so neanche che margini di profitto abbiamo su sta roba. La dobbiamo mettere a 8 e 10. $5.56. Allora, mettiamola così. Se la gente compra ste porcherie, no, non la cultura, intendo la roba che vendiamo noi, che è una porcheria, penso che si fosse capito, divento super ricco. Altro che gli alcolici, la cultura. Aspetta, le donnine ci sono? No, non ci sono mai abbastanza donnine. Che poi la cosa inquietante è che dici donnine e ci sono delle bambine. Beh, cosa c'è scritto? Corso di letture per le scuole elementari femminili? Questo è in italiano. Oh mio Dio. Aspetta, credo che si siano fributati un vero e proprio libro italiano. Ah, non me l'aspettavo. Ci sono rimasto male. In senso buono intendo, mi hanno veramente stupito. Oh, porca miseria. Abbiamo un problema. Dove li mettiamo i libri per adesso? Sopra la candeggina. Il che lancia un messaggio un pochettino contraddittorio. Lo so. Lasciamo stare che è meglio. Allora, e i primi tomi sono stati disposti. Oh, no, aspetta, dov'è? Qui qua. Ora, quali altre perle di saggezza ci attendono? Il libro sui campi elettromagnetici. Il libro Io non condivido, è scritto da un bambino che era tirchio come la merda. E il libro Madre e figlio. Madre! Ho la vaga impressione che in questo caso ci servirà un ulteriore stand. Mi farebbe comodo anche uno stand piccolo, uno stendino in pratica. Sì, lo so, era una battuta pessima, non mi odiate. Sapete che vi dico? A sto punto i libri li metterei dietro la mia cassa. Vediamo un po', è l'unico spazio realmente libero in cui non diamo fastidio a nessuno. Poi voglio dire, io sono immune alla cultura, basta guardare i miei video. Per essere investiti da tonnellate e tonnellate di ignoranza come non ci fosse un domani. Ok, questo è il bambino che non condivide. Lì abbiamo messo madre e figlio. No, no, è carina l'idea di avere un po' di libri. Anche se, ammetto, un po' mi confonde l'idea di vendere i libri all'interno dei supermercati. È divertente imparare, sì, ma se me lo scrivi in Comic Sans MS, no, non riesco a prenderti seriamente. Poi voglio dire, un libro con i disegni per bambini che parla di campi elettromagnetici. Hai visto mai che magari impari qualcosa che non sarebbe male? Sapete che vi dico, ci conviene vendere un po' meno candeggina a sto punto. Mi sa che ho riservato troppi stand. Senti, sgnaccamela qua per adesso. E gli altri stand li riserviamo alla cultura. Belle peraltro le copertine di sti libri, Mi sa che alcune sono, come dicevo, prese dalla realtà. Ok, questa è l'ultima. E parapapà. Che spettacolo. Dovremmo vendere gli ovetti Kinders, insomma, ci siamo capiti, direttamente alla cassa. Se vuoi guadagnare una quantità spropositata di denaro, è la tattica migliore. Profitti altissimi, veramente. Oh, aspetta, che manca anche questo. Voglio vedere quanti clienti arriveranno alla mia cassa con i libri. Questa sarà da ridere, figlioli, ma proprio a crepapelle. Che schifo. Questo tè sarebbe stato più buono se fosse stato caldo, ma facciamo finta di nulla che è meglio. Allora, datemi mezzo secondo che... mi ha lasciato un sapraccio in bocca. No, il tè in sé è buono, ma ammetto l'avrei preferito molto caldo. Dicevo, fatemi ordinare un po' di cereali. Tac. E poi avviamo la nostra giornata lavorativa. Devo solo essere sicuro che... Oh, ok, mancano spaghetti e riso. Dicevo, devo solo essere sicuro che non manchino prodotti sugli stand, perché vorrei evitare le
Le denunce dei clienti? Mancano patatine, patatine al Covid. E per il resto... le verdure, quelle verdi. Cioè, fagiolini, Lonino. Chiamali fagioli verdi, santa ignoranza. A posto. Ok, avviamo la giornata. Vediamo un po' effettivamente come andrà questa giornata lavorativa all'ONAD. Oggi con il 30% di cultura in più. Cioè i libri che abbiamo comprato sono stati scritti da gente che probabilmente era analfabeta. Ma vabbè, se già prima non sapevi né scrivere né leggere, di certo non capirai che ti abbiamo ingannato. Come non ci fosse un domani. Signori, viviamo in un mondo in cui la gente crede che il pianeta sia piatto perché i poteri forti vogliono farcelo credere, perché è così che si comportano i poteri forti. Vabbè. Quando letteralmente chiunque può attaccare una GoPro, una telecamera e mandare su un palloncino atmosferico e via dicendo. Cioè puoi fare tu stesso l'esperimento senza troppi problemi. Ci sono esperimenti fatti da youtuber su YouTube. Qualunque coglione può letteralmente dimostrare che la Terra non è piatta, ma sicuramente troverebbero un valido motivo per giustificare questo esito. Lasciamo stare, non c'ho voglia di litigare con i terrapiattisti. Ragazzi, volete credere che gli asini volano e tutte cose? Benissimo, benissimo, guardate. Se vi rende felici, chi sono io per giudicare? Basta solo che non lo diffondete in giro. Lo dico per voi, gente, lo dico per voi. Allora, la mozzarella di Don Bernardo. Un cliente sta aspettando. Mi dica che lei ha comprato dei libri. E no, vedete, si è dato all'alcolismo con una punta di parmigiano reggiano. Guarda, ti do anche un sacco di resto. Te lo meriti tutto perché hai dimostrato che il telone, spesso e volentieri, ding di tua nonna in carriola, ha ragione. Ok, devo controllare gli stand che hanno i prodotti a zero, porca la miseria. E voilà, tac, zero di resto. Facciamo che resto qui a sto punto. Nessun libro, signora, neanche lei. No, preferisce pulire casa e preparare da mangiare. Facciamo $2 di resto, tac. Ho visto che se do un resto eccessivo mi tolgono punti esperienza del negozio. Ci sono rimasto male, io volevo essere gentile coi clienti. E a quanto pare è una sorta di penalità. Allora, fatemi terminare i lavori con questo simpatico signore. Giriamoci. E, oh mio Dio, abbiamo venduto 2 libri su Io non condivido perché sono un tirchio di merda. E, ah, i 2 libri dell'ABC. Grazie a Gianpier Fabrizio che mi ha un attimino chiarito il dubbio. Oh miseria, la crisi della carta culo. Aspetta, i nostri clienti preferiscono ovviamente la carta culo, che sennò si puliscono poi il suddetto deretano. Ti si dingasse il cugino. Aspetta un secondo, tè bevibile. Tè più drink, non è un concetto di... Porca la miseria, tè nero e citua. Ok, intanto l'ordine l'ho fatto. I miei soldi stanno... Oh mio Dio, 007 si è comprato i libri. È così ignorante che ha preso lo stesso libro 2 volte. Signore, non c'era... Non c'era bisogno, non è tipo un fumetto altro, volume 1 e volume 2. Ok, ci sono rimasto male, ma sono un pochettino stupito dalla tenacia di quel signore. A posto. Allora, datemi mezzo secondo che cerchiamo di evitare la crisi della carta culo. No! Ok, per fortuna ce n'era ancora un po' sugli stand. Per un secondo ho davvero temuto il peggio. Anche se onestamente, visto quanto costa la carta igienica negli Stati Uniti, probabilmente ti conviene pulirti il culo con le riviste di sto passo. Ok, vedo che la signora ha rinunciato alla cultura in favore delle lasagne. Spendendo $194 a me va benissimo. Anche qua vedo un sacco di cibi di altissima qualità e con una marea di conservanti prodotti da paesi non del terzo mondo, del quarto mondo. A noi dell'ONAD piace risparmiare, soprattutto quando compriamo la merce per voi. Allora, aspettate che controllo la situazione. Mozzarella di bufala campana di Don Bernardo. C'era tutta, incredible ma vero. Sì, ding, ding. 2 secondi. Ragazzi, lo sapete che non mi piace essere interrotto quando palpeggio la mozzarella? Allora, io vedo che i libri li stanno vendendo, contro ogni aspettativa, grazie caro. Ma in pochissimi stanno venendo da me. Cereali e caffè, una volta tanto una spesa che ha un minimo di senso. A posto. Allora, intanto... No, ho fatto la minchia... Ho fatto la minchiata! Aspetta! L'inter... Porca miseria. Senti, spostamelo tipo qua in un angolino. Vediamo se gli interruttori sono raggiungibili. No, riesco a... Ho fatto la minchiata delle mie, ho fatto la minchiata delle mie. Senti, sgnaccalo, non ci sta. Signore, aspetti un secondo. Mettiamo una libreria da una parte e una libreria dall'altra. Non si vede più nulla. Che stracocchio la mia vita, oh. No, davvero, succedono di quelle cose veramente assurde. Arriva all'interno di sto cocchio di gioco. Che se non ci fossero le riprese video, nemmeno io ci... Beh, no, il testa di qua. Dicevo, nemmeno io... Ci crederei, ve lo posso garantire al 100%. Porca miseria, è tardissimo. E ancora un altro con la...
che ha preso due volte la BC. Signore, infatti che ho sbagliato. Lei non saprà la BC, ma a quanto pare io non so i numeri. La signora ha preso il libro dei tirchi, giustamente. Perfetto, quindi non le do neanche il resto in eccesso. Ok, situazione sotto controllo. Aspetta che sono le 8 e dobbiamo salvarci dalla crisi dei formaggi. Compra un po' tutto. Perfetto, e questi li abbiamo ordinati. Devo essere veloce, cos'è che manca? Qui abbiamo tutto. Oh, miseria ladra, abbiamo finito le bevande. Oh, aspetta, non ce la faccio, Le bibite, quelle arancioni. Prendimi uno di tutte le altre. Non ce la faccio. Ok, mancava 5 minuti. Ho fatto un po' una spesa ad cocium. Succo di mele e vodka. Ok. Il signore si preparerà una cena abbastanza particolare. Allora, le rosse non servivano, ma è stato meglio abbondare. Trovami l'arancio. Ho capito, formaggio, però... Sì, in effetti mancava. Volevo dar priorità alle bevande. Aspetta un attimo. Se non ricordo male, stavamo finendo il succo di mele e il succo d'arancia. Devo riordinarli. Eh sì, gli stand qua sono completamente vuoti. Abbiamo finito anche il latte. Ma che stracocchio. Allora, ti succhio 3 di arancia e 3 di mela. Il latte è quello grande più grande. Ah, posto. Vedo che almeno stanno comprando l'alcol, quello premium, quello di Morca. E nessuno mi ha rotto le palle. È incredibile. Alla fine credo di aver servito solo 3-4 clienti per una buona volta. No, ma dai, le ultime parole famose. Per una buona volta ero venuto pure io a... depositare le bevande e tutte cose. Aspetta che i colori mi mettono ansia. Ottimo. E l'ultima tizia doveva venire a stracciarmi le balle. Ha comprato anche un libro, signora. Brava. E poi un sacco di pizza. Non so che libro fosse, ero effettivamente curioso. Arrivederci, signora. Abbiamo ripigliato un po' di soldi, ma ne abbiamo spesi decisamente troppi. Però sì, la cultura ha venduto, eh. Non possiamo dire nulla. La gente si è stupita di questi strani libri che contenevano dei geroglifici. Perché la gente è ignorante come la merda. Soprattutto quelli dell'Onad. Ok, mettiamo via tutte le bibitozze. Meraviglioso. Beh, era questo che mancava, no? Era il gruviera, quello spuzzolente. E te lo dicevo io che mancava proprio questo. E dobbiamo anche ricomprare la crema, quella arancida lì, come cocchio si chiamava. Ci abbiamo i formaggi quelli strani. A posto, era l'ultimo cliente, fuori dai maroni. Aspetta che ha pagato, non posso premere invio se c'ho qualcosa in mano. Oh, però tutti contenti e felici? Che è la cosa più importante. Dobbiamo abbassare il prezzo della cotoletta di vitello e del fusto di birra lager. Cotoletta di vitellen. Madonna, mi è scesa di praticamente 3 dollari. Ma dai, non la vendo a nulla. Ma siete dei criminali. E ovviamente è sceso il fusto della birra premium che hanno comprato in tantissimi. Come vanno i... Guarda! Oh mio Dio, abbiamo finito i libri. Non ci credo mai nella vita. Ma poco per nulla. Oh, zio Billy, devo ordinare troppa roba. Non sembra, ma i clienti stanno effettivamente ordinando un sacco di prodotti extra, gente. Sto facendo veramente fatica a gestire tutti gli ordini. Tanta, ma proprio tanta fatica. Sembra che quello che ordino finisca e si esaurisca nel giro di pochissimi secondi. Ho ordinato 20 prodotti, ma guarda che roba! Non è gestibile a lungo termine una situa del genere. Sentite il Telon Gamer come diventa giovine dicendo parole tipo situa. Così anche la Gen Z riesce a capire ciò di cui sto parlando. E non state a fare i fighettoni, che ai miei tempi si diceva essere truzzo. Truzzo è una parola che non si sente da una vita. La ritirata fuori il telone, porca la miseria. Cos'è qua sopra che manca? Le patate fritte. Pure le patate. Ok, intanto mettiamo il tutto in ordine della serie. Meglio che nulla. E dopo controllo cosa manca. È che io volevo fare quel passaggio di frigoriferi e toglimi dalle balle il frigorifero. Sì, dovevo cavare le birrette. Gian Pier Fabrizio, come al solito, tu hai il tempismo più sbagliato possibile. È abbastanza chiaro che i Gian Pier Fabrizio facciano parte dei poteri forti che mirano a destabilizzare quel poco di sanità mentale che resta al Delon Gamer. È un dato di fatto, altro che la terra è piatta. Questa è una certezza, figlioli. Ma porco canaglia, vi siete fatti fuori anche il prosciutto. Ma dai. Sapete perché abbiamo venduto tanti libri? Ve lo dico io. Perché la gente non voleva far brutta figura. Hanno pensato che fossero opere culturali di un certo livello. Credo che siano queste salatine da ordinare. E siccome viviamo in un mondo in cui devono essere tutti un pochettino fighettoni, non hanno voluto essere da meno. Poi appena arrivano a casa, li buttano nella spazzatura. Basta solo mettersi la foto su Instagram. Hashtag nuovo libro faigo e tutte cose. Il cliente dell'Onad, come ho detto molte volte, è un ometto semplice, rincoglionito come la merda, che tuttavia ha bisogno di sentirsi importante e riconosciuto nella sua stessa comunità. Allora, ritornando a noi. Sì, abbiamo troppa roba. Ho ordinato... No,
non mi giro più. Adesso non mi giro più, mi sono coordinato con i prodotti sbagliati. No, non è neanche così male. Non ci sono carenze eccessive, quindi potremmo anche iniziare la nuova giornata. Allora, fatemi intanto comprare. Vabbè, non abbiamo, non abbiamo solo una cassa, ma non abbiamo altri frigoriferi. Ottimo. Devo anche assicurarmi di togliere tutte le birrette. Me le depositi a terra? Porca la miseria, dai. Depositale a terra, pezzente maledetto. No, no, gente, è una battaglia persa, è un dato di fatto. Allora, segnacami temporaneamente qua un frigorifero e rispostiamo qui tutte le varie birrette fin tanto che Giampier Fabrizio non finiscono, non esauriscono le varie scatole. Allora, qui metti le birrettine con la stellina, tac, e pian pianino le rimuoviamo da questi stand, tac. Giampier, t'ho visto che mi sei passato dietro. Non fare furbacchia. Ma vai a riempire l'altro. Ma porca la miseriaccia, quanto ti odio. Te non c'hai nemmeno idea. Ok, ottimo. La posso ora me la lascia depositare a terra, perché prima non lo facesse, non ci è dato sapere. Ho una mezza idea. Allora, mettimi qua le bionde, dato che io non ho più scatole. In teoria la scatola va bene. E oh, e la sostituiamo, vedete? E posso anche depositarla a terra, alla facciaccia tua. Queste zone che liberiamo, questi stand che liberiamo, li utilizzeremo casomai in futuro per altra merce. Dove stai andando? Ciccio, non c'è più lo stand. Wow, cosa hai fatto? L'ha teletrasportato letteralmente. Giampier, datti una calmata con i superpoteri. Ma che Giampier Fabrizio ogni tanto mi fa paura, eh. È l'ultimo dominatore della birra, praticamente. Allora, questa me la sgnacchi qua sotto. Aspetta che sta arrivando, perché sta arrivando. No, dovevo togliere l'etichetta. Fammi appoggiare. No, 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 cattivo. Fatti i cavolacci tuoi. Cattivo. E basta. Mio Dio, ce l'ho fatto, mio Dio, ce l'ho fatto, ho fregato il sistema. Ottimo. Riportiamo indietro le birrette. T'ho visto che ci hai provato con la stellina. E credo che manchino solo le bionde, probabilmente, che dobbiamo mettere qui. E invece rimuovere da quest'altra parte. Ok, il vecchio piccolo adorabile frigorifero lo possiamo togliere dalle balle. Oh no. Oh, non ho abbastanza scatole. Il sistema mi ha fregato comunque. Oh mio Dio, ho potuto inscatolare il frigorifero con le birre dentro. Ma che roba. Ah, no, no, stammi lontano, stammi lontano. Ok, ok, si è arreso. Quindi possiamo inscatolare uno stand con la roba che ha dentro? Ma va? Questo cambia tutto. Ok, per adesso lasciatemi qua il buchino. E, aspetta, Lunino, non lo metti il frigorifero che mon c'è spazio. Sono stati commessi degli errori. Errori a cui il telone ha posto rimedio spostando tutti e sei i frigoriferi un po' più in là. E questo per ora, il frigo delle birrette, anche se non sarà perfetto la disposizione, me lo sgnacchi qua. Comunque si passa avanti e indietro. E appena abbiamo buttato giù anche l'altra parete, sistemiamo la zona frigoriferi. Beh, che ci fa una scatola qui? Franco, mi ciuli i prodotti, bastardo maledetto. Allora, per quello che mi riguarda, possiamo anche iniziare la giornata. E io, casomai, sistemo i prodotti mancanti e via dicendo. Intanto che aspettiamo i nostri meravigliosi, fantastici e adesso anche molto acculturati clienti, per quantomeno guardano le figure e stanno lì a colorarle, eh. Non è che mi aspetto tutti questi grandi risultati culturali, diciamo. Sì, la situazione è sotto controllo. Ci manca un po' di olio. Gli alcolici ci sono tutti? Abbastanza, abbastanza. Carta culo c'è. Congelatori sono praticamente tutti belli pieni. No, ragazzi, che lavorone che non abbiamo fatto. A me non dispiace il Lonad, eh. Devo essere onesto con voi, non sarà il più bel supermercato del mondo, questo è poco ma sicuro. Però è l'unico supermercato in cui posso truffare la gente e farla anche franca. Non è una cosa da poco, anche la truffa vuole la sua parte in fin dei conti. Allora, ci manca il pane e l'olio e gli spaghetti. Vabbè, tutta roba di base. Sapete che vi dico? Prendiamo anche uno di tutti i nuovi libri. Aspetta, ordina e amen se pago due volte la spedizione. Ma non c'ho voglia di perdere tutta la giornata. Se davvero la cultura può salvare le casse dell'Onad, ma chi sono io per lamentarmi? Cioè, non me ne frega niente che la gente sia più o meno acculturata. A me interessa solamente, e poi va questo, ok, grazie caro, che mi paghino a sufficienza. Lo facciamo solo per il vile danaro. Ding, ovviamente, lo stavo per dire. Ah, cosa ha comprato di bello, signore? Pollo, patatine e birretta. Oh, bravo Ciccio. Tu sì che ti godi la vita. E ti godi anche un centesimo extra, eh. Chi pensa lo zio telone a te. Eccolo lì. Signore, c'ho l'olio in mano. Che vuole? Ah, ok, è lei. Buongiorno, signore. Uila. Bella spesa variegata. Per lei niente cultura, eh. Lei è già un ometto molto ma molto acculturato. Ed eccole qua. Il resto giusto giusto, che sennò poi mi arrivano le scomuniche. Mi danno... E questa?
Ah, è quella con l'acciottino dell'olio, scusate. Signora, vuole comprare un libro sulle donnine? Ah no, lei vuole i libri sui maschioni. Scusi, eh. Io ci ho provato. Ding, eccolo lì. Il cliente invece ci ha provato a non rompermi le palle, ma invece non c'è riuscito. Aspetta, devo trovare anche quest'altra zona. I Giampier Fabrizio attendono un attimino prima di riempire gli stand. Non è che se manca un singolo prodotto vanno lì a fare le garette. Se uno stand ne contiene 8, diciamo che quando scendono a 5, allora loro muovono il culo. C'è un po' cavoli di lavorare, se non si fosse capito. Aie, dica, cosa vuole signora? Ah beh, tutta roba normalissima. 7 dollari e 28, facciamo 30. Perché a quanto pare invece io non so contare. De novo hanno finito il sushi. Mi mossa che sono già le 5 di pomeriggio. Quindi prendimi sushi grande. Aspettate che controllo lo zucchero, che di solito... No, va tutto bene se sono finiti il caffè. Ma dimmi te, non succede praticamente mai. Prendimi uno dei... Tutto, che bello sentire quel suono. Yay. Madonna signora, è sicura di essere viva? Secondo me lei c'ha tipo 141,8 anni. Senta, le do 5 dollari, scusi, non volevo insultarla. Carta, culo. Ecco, vedo che la gente ha smesso di pulirsi con i nostri libri. Fa da soddisfazione, in effetti, questa notizia. Levatevi! È una crisi sushi! No, beh, dai, ce n'era ancora abbastanza. Stiamo finendo il salmone, se non lo abbiamo addirittura già finito. Il sushi va qui. No, c'è ancora parecchio salmone. Ayo, salmone importante, me lo mangerei in 5 minuti io, porca la miseria. Ecco, così abbiamo liberato un'altra scatola. E come per magia è tornato anche il caffè. Oh, perfetto, mi piace quello che vedo. E intanto se sono finiti l'alcol de novo. Guarda anche... Beh, sto facendo confusione con gli stand delle birrette. Ah, ho capito l'errore, Non era rum. Aspetta, che sono le 8.30. Bevibile. Era il whisky, due di whisky. Aspetta, quanto serve? Se ti prendi uno di tutto, perché sono le 8.46. Prendimi anche del vino e vodka. E porca la miseria, inoltre all'ordine, presto! Ho fatto confusione con le scatole, pertanto abbiamo erroneamente rimosso, grazie caro, lo stand con questi, credo. Sì, sì, perché stavano in parte al vinello. Te lo dicevo. Come? Questo è un fenomeno a dir poco soprannaturale. Ok, come il telone che non insulta i dipendenti o i clienti. Grazie signora. Oh, molto gentile essermi arrivata qui. Questo con i libri per colorare. Dicevo con i soldi giusti. Ok, e poi si dà comunque giustamente all'alcolismo la tizia dopo aver letto. La cultura la spaventa. Deve trovare il coraggio per riuscire a leggere un libro. E... Olle. Ding. Ah, beh, lei è un ometto già acculturato, quindi non ha bisogno di altri libri. A posto. Lei invece, signora? No, tutta roba normale. La tizia si crede già migliore di tutti noi. A posto. Sono comunque le 9 di sera. In teoria i clienti dovrebbero aver trovato tutte le merci. Di alcune è un pochettino esagerato, come potete vedere. Aspetta che pollo! Lo mettiamo qua dietro liberando uno stand. Questo andava qui, ok. Aha! 3 copie dello stesso libro, ciccio! Per davvero? Ah, il libro sull'elettromagnetismo. Diciamo che se lo leggi 3 volte da 3 libri differenti, che in realtà sono uguali, probabilmente imparerai meglio. Beh, l'ho detto che i clienti dell'Onad... Anche questo ha preso 3 volte il libro della BC. Non sono tra i più furbi del circondario. Ma dimmi te, a questo punto, invece che truffarli con l'alcol, li avrei truffati fin dall'inizio con la cultura. Si impara sempre qualcosa di nuovo. Beh, io non ho altro da fare, a meno che non vengano a rompermi le balle. Quindi do una mano velocemente ai Giampier Fabrizio. Così, quando dovrò preparare il prossimo episodio, sarò già ben avanti con i lavori. Perché ogni tanto, quando gli stand sono mezzi vuoti, cosa fa il telone furbescamente? Siccome il gioco non va in pausa se esci dalla schermata, sono praticamente fregato e non posso lasciarlo in esecuzione mentre, che ne so, edito un video o altro. E quindi, siccome c'è sempre una cassa e devo essere operativo pure io, sono praticamente costretto a avere il Lonad aperto come finestra principale, altrimenti qua la baracca non va avanti. E lasciamo che Giampier Fabrizio riempiano pian pianino tutti gli stand. Buona gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Sono profondamente traumatizzato, ma anche molto acculturato contro ogni aspettativa. E devo dire che abbiamo guadagnato abbastanza dindini, per quanto ne abbiamo spesi uno sfacelo. Però il Lonad funziona e oggi c'ha il 30% di cultura in più, cosa vuoi di più dalla vita? E voi direte, come ho fatto a ottenere questo numero? Non lo so, sono ignorante come la merda pure io.
Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o vi costringo a leggere tutti questi libri, non uno, tutti e dieci, più volte, insomma ci siamo capiti, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!